equivalgono. Questo ha fatto scattare il fondo a mollo, però vorrà anche dire che questo lo realizzi su linee, diciamo, moderne, che possono applicare tecnologia moderna. Io vi ho fatto vedere alcune immagini, così era la linea nel 2000, fine 99-2000, quando la provincia decide, ok, partiamo, rimettiamola a posto. Voi vedete la natura, si sta riprendendo il terreno, soprattutto anche nelle stazioni, e in questo momento io fui incaricato di occuparmi di questo progetto e siamo partiti. Con questo input della provincia, sulle slide vedete sono bilingui, ma una delle lingue è in italiana. La politica a questo punto, se già facciamo questo passo, vogliamo un'alta attività e alto comfort nel viaggio, alta affidabilità, ovviamente alti standard di sicurezza, e la quarta condizione, che per me era la più bella, bassi costi di esercizio. Ha detto sì, d'accordo, vuol dire che dobbiamo anche poter adottare le tecnologie più moderne, quindi spendere qualcosa. Vi dico subito, abbiamo speso 120 milioni di euro per una linea di 60 km sulla quale abbiamo rifatto tutto nuovo meno il tracciato, cioè le gallerie le abbiamo dovute risanare, 50 ponti sono stati rifatti, abbiamo chiuso 54 passaggi a livelli su 85 e quindi rifatto l'armamento, realizzato per i tecnici una lunga rotaia saltata su tutto il percorso, anche se abbiamo raggi di curvatura fino a 180 metri, proprio per evitare quel tutun, quindi scorre, e qui abbiamo utilizzato tecnologia, diciamo, un po' avanzata che ci consente di fare questo. E 120 milioni di euro sono tanti soldi, di cui 90 per lavori, il resto per materiale rotabile in ultimo momento, poi ne abbiamo aggiunto perché era troppo poco. Che sono tanti soldi, e qui vorrei un po' sfatare questo, sì, ma voi in Antoagio avete l'autonomia, siete ricchi, se fate il conto quanto spendete anche qui per strade, sono, non voglio dire bruscoli, ma sono assolutamente cifre, importi abbordabili, qui parliamo di 2 milioni a chilometro. Guardate, se fate una piccola variante stradale, sono soldi che li spazzolate via facilmente. E ecco qui vi faccio scorrere alcune immagini per farvi vedere un po' quello che abbiamo fatto, e per cui non, mi sembra un po' ingiusto sempre dire l'avete solo fatto, parliamo di 120 milioni di euro, che non sono tanti soldi, ma non sono cifre da capogiro. Questo per far vedere alcune immagini, perché ci abbiamo anche tenuto alle architetture. È chiaro che quando rifai una linea la fai con gli standard moderni, molte persone che sono venute a visitarci poi sono stupiti, non so, per dire che tutto quanto è senza gradini, ma questa è legge. Solo che se lo dici subito ai progettisti diventa automatico, se non lo sottolinei abbastanza finisci per fare rampe in giro, e questo ovviamente è brutto. Perché non siamo solo, non sono solo persone che sono in carrozzelle, non deambulanti, a trovare piacevole gli accessi a raso, ma più o meno tutti. E se guardiamo quante persone anziane con valigie pesanti, con mamme con le carrozzine, cioè abbiamo tantissima gente che ha bisogno di questo. Noi ci abbiamo tenuto poi a realizzare una cosa possibilmente semplice e che costasse poco nella manutenzione. Vedete le fermate con materiali, acciaio, legno, niente plexiglass, niente cose che sono solo belle al momento dell'inaugurazione, ma che nel tempo si mantengono, e nel dubbio sostituire alcune assi di legno sono un costo abbastanza ragionevole. Le stazioni, ecco, tutte le stazioni sono state consegnate ai comuni con un contratto di comodato di 20 anni, i comuni possono usarle e gestirle come vogliono, garantendo però il parcheggio, ovviamente gratuito, le sale di attesa, i bagni e i servizi. Gli altri locali che eventualmente avanzano li possono usare per affittarli, per bar, per altri uffici, per altro, e quindi diversi comuni
traggono anche qualche profitto, perlomeno riescono a gestirle senza altri costi. Ed è un po' il biglietto da visita questo, cioè è il sindaco che è responsabile se la stazione non è tenuta bene, questo lo sanno gli utenti, altrimenti c'è qualcuno lì, sapete anche noi nelle nostre valli, Bolzano è già, è come per noi a Bolzano, Roma, cioè, chi si trova a Bolzano. Quindi chiami il sindaco e lì la stazione fa schifo e quello ci tiene, cioè nessun sindaco vuole sentirsi dire la mia stazione è più brutta dell'altra. E i sindaci onestamente dicono non ci costa mica niente, non è che abbiamo assunto personale, più personale che comunque abbiamo, giorno, una volta al giorno passa in stazione, dà un'occhiata ai bagni e vede e controlla che tutto sia a posto. Se l'avessimo dovuto fare noi, cioè finché gestivo questa linea, avremmo avuto almeno 2-3 persone assunte per fare questo, quindi 100.000 euro almeno all'anno di costi che così non ci sono. Sono state tutte ripristinate. Allora, com'era? Questo poi è un'immagine per far vedere un po' il vecchio sistemato e il nuovo, perché la pensilina vicino al punto di fermata è necessaria, perché non tutti hanno voglia di andare nella sala d'attesa, ma soprattutto perché abbiamo sviluppato un piano di esercizio che prevede fermate di 30 secondi per accelerare i tempi, quindi in 30 secondi non puoi pretendere che qualcuno si alzi pian pianino dalla sala d'attesa e esce, perché se piove devi anche potersi. Quindi la gente deve essere pronta e vi dico che i 30 secondi molto spesso sono più che sufficienti se tu hai il tempo di pianare ripassato molte porte, molto spesso dopo 20 secondi il treno può ripartire e così può anche in qualche modo ammortizzare, equilibrare le fermate un po' più lunghe. Queste sono alcune immagini, questa è la stazione capolinea a Malles. Ci abbiamo tenuto, voi vedete, vi faccio vedere perché io penso che anche la bellezza delle stazioni sia un aspetto importante, non costa di più. La bellezza normalmente è una cosa di sensibilità, di trovare gli architetti giusti che non devono mettere se stessi in primo piano, ma cercare di rendere piacevoli gli spazi con architetture semplici. Questo è un punto di scambio, quello al capolinea di Malles, dove il treno ferma, qui si scende e ci sono gli autobus che poi si distribuiscono nelle vallate laterali e ogni ora c'è anche un autobus che prosegue per la Svizzera direttamente, quindi abbiamo un collegamento orario direttamente da Bolzano a Zurigo passando per i monti svizzeri. Ecco, questa è qualche immagine. Noi abbiamo sia un operatore a bordo che un'emettitrice di biglietti a bordo, tutte le stazioni sono lì presenziate, ma ci sono le biglietterie automatiche e ci sono anche le biglietterie a bordo nel caso in cui uno dicesse non funzionava o sono arrivato in ritardo, hai sempre la possibilità di farlo a bordo. Questo è un open space, una delle carrozze che è così allestita per il trasporto anche di biciclette, di tutto ciò che è su ruote. Qui abbiamo un po' sbagliato le previsioni perché in fase di progettazione non eravamo certi di riempire questi treni, per cui pensavamo saremmo grati a qualsiasi persona che lo userasse col treno, con qualche... In realtà siamo stati sopraffatti dal successo e il trasporto delle biciclette ci ha creato e ci sta creando ancora grossi problemi, per cui abbiamo subito, poco dopo la partenza, istituito un servizio di noleggio biciclette, perché offrire il servizio treno e bici per noi è fondamentale. Però senza il trasporto delle bici, perché le bici le mettiamo a disposizione noi. D'altra parte è meglio confrontarsi con problemi di sovraffollamento, però sono sempre problemi piuttosto che con i problemi di treni vuoti. Sono lì ovviamente ormai le alimentazioni, ovviamente grandi vetrate, ma questa è una caratteristica di tutti i treni nuovi. Io visto l'avanzata, questo è l'esalto, perché mi sembra che abbiamo forse non tantissimo tempo. Una cosa importante però l'abbiamo fatta, questa non è una ferrovia turistica,
circa un terzo dei passeggeri sono turisti, due terzi sono locali, e questo è un buon mix perché i locali riempiono ovviamente